Perché se c'è uno piccolo ci sarà anche un o grande. Che però noi, diciamo, negli esercizi che facciamo noi si usa di rado, non è così importante, per cui potete, se vi piace al solito lo usate, se non vi piace potete quasi sempre farne a meno. In realtà direi sempre farne a meno. Però allora vi ricordo cos'è. Ricordiamoci che cos'è O piccolo. F è O piccolo di G. O piccolo di G formalmente conviene pensarlo come un insieme di funzioni, quindi diciamo che una funzione è un elemento di questo insieme, cioè che F è un O piccolo di G per x che tende x con 0, e l'abbiamo detto se il limite per x che tende x con 0 del rapporto è uguale a 0. Ora non abbiamo formalizzato tutto questo in maniera del tutto precisa, ma l'unica osservazione è che questa funzione g sarà il caso che non si annulli mai, anzi conviene pensare che sia sempre positiva. Mi sembra che nella definizione vi ho messo questo, che g di x sia positiva. Deve essere definita in un intorno bucato di x con 0, cioè x con 0 deve essere un punto di accumulazione del dominio dove g è definita, e la g deve essere positiva almeno in un intorno del punto, così questo rapporto lo si può fare. Va bene, allora questo era O piccolo. Che cos'è O grande? F è uno grande di g. L'idea è che O piccolo sarebbe una sorta di disuguaglianza stretta, sarebbe come dire che F è minore di G, e O grande è una disuguaglianza larga. Si può scrivere, è un po' più complicato da scrivere, anche se concettualmente l'idea è che F non è più grande, ha un ordine che non è più grande di G. Potrebbe scrivere così, che l'insup per x che tende x con 0 di F di x diviso G di x. Mettiamoci un modulo, ora g dovrebbe essere positiva, ma insomma mettiamo un modulo su tutto. Questo è minore di più infinito, quindi in particolare se il rapporto ha un limite, se il limite del rapporto esiste, se è finito, minore di più infinito, allora f è uno piccolo, è uno grande di g, ok? Quindi una condizione più debole di questa. Certamente se il rapporto tende a 0, allora F è uno grande di G, e quindi O grande di G, diciamo O piccolo di G è contenuto in O grande di G, ma non importa che il limite esista, cioè quello che importa è che la funzione F, cosa vuol dire che questo limsup è finito? Vi dicevo, limsup 1, se vi dà fastidio potete anche evitare di usarlo. Allora si può tradurre questa condizione in quest'altro modo: esiste una costante C finita tale che F di X in modulo è minore o uguale di C volte G di X in un intorno di X con 0 per ogni x diverso da x con 0, perché in x con 0 non è detto che le funzioni siano definite, che sta in un opportuno intorno di x con 0. Se traducete la definizione di limite superiore più infinito vi viene questo, insomma. Cioè sostanzialmente sto dicendo che questo rapporto è limitato almeno in un intorno del punto x con 0, okay? È localmente limitato, si potrebbe dire. Va bene? E dire che il rapporto è limitato è come dire che il limite superiore non è più infinito. Ok, quindi la definizione è leggermente complicata, anche se in realtà questo si dice bene a parole. Il rapporto è limitato, una cosa abbastanza semplice da dire. E anche l'utilizzo è limitato, nel senso che non useremo molto. Quando è che può essere utile lo grande? Cioè, ad esempio, la formula di Taylor, f di x è polinomio di Taylor di n di x più O piccolo di x meno x con 0 alla n. Questa è la formula di Taylor con il resto di Peano.
Allora questo vale se f è derivabile, non so se vi ricordate le ipotesi, diciamo, che abbiamo messo, quelle più larghe possibili. Bisogna poter scrivere il polinomio di Taylor di ordine n, quindi derivabile n volte in x con 0, che significa quella cosa complicata per cui la derivata n meno unesima deve essere definita in un intorno di x con 0. Questo è vero se f è derivabile n volte in x con 0, ma se f fosse derivabile n più 1 volte, io potrei scrivere la formula di Taylor con un polinomio di un grado in più. E allora cosa succede? Succede che questo termine di errore, io so che è, cioè io posso scrivere che c'è il polinomio di Taylor più, poi ci sarebbe il termine successivo del polinomio di Taylor, quello di grado n più 1, e allora posso mettere qui 1 grande di x meno x con 0 alla n più 1. Non è un'osservazione molto, molto profonda questa. Sto dicendo che siccome il polinomio di Taylor di grado n più 1, diciamo, vale la formula di Peano col grado n più 1, il polinomio di Taylor di grado n più 1 è il polinomio di Taylor di ordine n più un termine aggiuntivo che è una potenza n più 1, una costante che è la derivata. Cioè, che cos'è questo? In effetti questo, la formula di Peano cosa mi dice? Che questo è il polinomio di Taylor di grado n più 1. Come si può scrivere? Si può scrivere come il polinomio di grado n più il termine n più unesimo, che è la derivata n più unesimo calcolata in x con 0 diviso n più 1 fattoriale x meno x con 0 alla n più 1 più o piccolo di x meno x con 0 alla n più 1. Allora io sto dicendo semplicemente che la somma di questi due termini è 1 grande di x meno x con 0 alla n più 1. Cioè, se io lo divido per x meno x con 0 alla n più 1, cosa succede? Questo termine, questo coefficiente scompare. Questo tende a 0 perché è uno piccolo di quella roba lì e mi rimane questa costante. Quindi se io divido per x meno x con 0 alla n, il rapporto, siccome tende a questa costante, è limitato in un intorno. Cioè, se volete, questo limite esiste, mi dà proprio questa costante, in un intorno del punto la funzione è limitata. Ok? Quindi quello che ho scritto sotto è quello che sappiamo, è la formula di Taylor con il resto di Peano. Quello che ho scritto sopra è un modo, diciamo, una variante della formula di Taylor in cui io sto dicendo che il polinomio n-esimo approssima, e sto dicendo leggermente qualcosa di più di questo, perché qui dicevo che c'è un termine che tende a 0 quando lo divido per x meno x con 0 alla n, ma qui sto dicendo leggermente di più perché non solo questo tende a 0 se lo divido per x meno x con 0 alla n, che è vero, ok? Questo tende a 0 se lo divido per x meno x con 0 alla n, ma lo posso dividere anche per potenze leggermente più grandi di questa, posso arrivare fino a n più 1, quando lo divido per x meno x con 0 alla n più 1 ottengo qualcosa che non tende più a 0, ma tende a una costante che è questo numero qui. Va bene, non so, come vi dicevo, se vi sembra una cosa complicata non è che questo si usi molto spesso. Quando è che potrebbe essere utile? In certi casi in cui cioè, tutto sommato, voi potete scrivere questa formula che è più precisa di questa in certo senso, no? Da questa si ricava questa. L'unica cosa è che magari non avete voglia di calcolare questa derivata n più unesima, cioè ci sono situazioni in cui io so che la funzione ce l'ha questa derivata, ha la derivata n più unesima, però non ho proprio voglia di calcolarla, ok? Allora se non so che numero è questo, non posso scrivere questa formula, ma posso scrivere questa. Qui non devo dire chi è questo numero, ok? Ok, allora con, diciamo, se uno vuole fare costruire un esempio in cui si può usare questo simbolo, esercizio, e di nuovo un esercizio sulle serie, sulla convergenza delle serie. Ho una serie radice di k tangente di 1 su k meno il coseno di 1 su k, credo che sia questa. Mi chiedo come al solito se questa serie converge oppure no.
K andrà da 1 a più infinito. Converge questa serie. E l'idea al solito è di fare gli sviluppi di Taylor. Quando K tende all'infinito, 1 su K tende a 0, quindi la tangente viene valutata vicino a 0 e posso svilupparla in 0 con i polinomi di Taylor. 1 su K tende a 0, anche il coseno lo devo valutare vicino a 0. Questa espressione mi direi che tende a 0, no? Perché la tangente tende a 0. Beh, non è chiarissimo che tende a 0, comunque ora lo vediamo. Ora lo vediamo, l'idea è di sviluppare la tangente e il coseno. Ora, vanno sviluppati in 0. La tangente di x, ecco un'altra cosa che vorrei vedere oggi è farvi la tabella di tutti gli sviluppi di Taylor, quelli che abbiamo visto finora e quelli, anche quelli che ancora non abbiamo visto, facciamo una tabella di tutti gli sviluppi delle funzioni elementari. In quella tabella che faremo, se guardate sugli appunti, l'unica funzione di cui non sappiamo dire lo sviluppo generico, cioè non sappiamo scrivere, diciamo non c'è una formula elementare per scrivere il termine cappesimo dello sviluppo, è la tangente. Cioè la tangente di x è, se volete, tra le funzioni elementari quella il cui sviluppo è il più complicato da scrivere. Poi magari lo vedremo. Comunque, io infatti mi ricordo che qui c'è una x. Diciamo, sicuramente c'è una x, no? Perché la tangente di 0 fa 0. La derivata della tangente, quant'è la pendenza in 0 della tangente? Come quella del seno, è 1, quindi l'ultimo termine è questo, tangente di x su x tende a 1. E vediamo se questo termine ci basta. Se io uso questo sviluppo, il coseno di x è 1, ma proviamo a mettere meno x quadro mezzi, più piccolo, di x quadro. Beh, anche qui ci posso mettere sicuramente un termine in più, perché al solito la tangente è una funzione dispari, quindi il termine di grado 2 non c'è. Se sviluppo fino all'ordine 2 posso metterci qui uno piccolo di x alla seconda, okay. E allora cosa posso dire della tangente di 1 su k? La tangente di 1 su k, questo è vero per x che tende a 0, ma se k tende a più infinito, quando k tende a più infinito, 1 su k tende a 0, quindi posso sostituire, al posto di x ci posso mettere 1 su k, e questo è 1 su k più o piccolo di 1 su k quadro, e il coseno di 1 su k è 1 meno 1 su 2 k quadro più o piccolo di 1 su k quadro. Va bene? Ok, vi torna, facciamo... Sono degli sviluppi all'infinito, tra virgolette, non corrispondono a una formula di Taylor, perché queste non sono le derivate della tangente all'infinito. In un certo senso si potrebbero esserle se uno, diciamo, pensa come si potrebbe estendere. No, vabbè, no, sono le derivate in zero, scusate, uno su k tende a 0, quindi sì, in effetti questo lo sviluppo in 0 non c'è niente di strano. La tangente di 1 su x, in un certo senso sto facendo lo sviluppo della tangente di 1 su x quando x tende all'infinito, per certi versi questo sarebbe lo sviluppo di Taylor della tangente di 1 su x nel punto all'infinito, ma insomma questo è perfettamente giustificato, questo è quello che noi dimostriamo essere lo sviluppo di Taylor, il teorema, la formula di Taylor con il resto di piano, e da questo si deduce questo. Qualunque cosa significhi, comunque è vera. Ok, allora che cos'è quell'espressione? Radice di k. K tangente di 1 su k. Questo è il termine della serie A con k, no? Il termine generico. Meno coseno di 1 su k. Quindi questa cosa uguale è radice di k per la tangente di 1 su k. Quindi devo prendere questa espressione, vabbè, lasciamo un attimo la radice di k, la lasciamo. K per la tangente di 1 su k, moltiplico questo per k, viene 1 più, se moltiplico qui per k, il k entra nello piccolo, o piccolo di 1 su k, meno coseno di 1 su k è questo, 1 più 1 su 2k quadro più o piccolo di 1 su k quadro. Ok, allora se io tengo questo piccolo di 1 su k, questi due termini vengono cancellati da questo.
Okay? Sono elementi di questo spazio qui, il piccolo di uno su K. Qui ho, nello sviluppo del coseno, ho una precisione maggiore di quella che ho sulla tangente. Quindi vediamo se mi basta questo termine oppure no. E se io lascio, quindi ora vediamo, mi basta questo sviluppo per la tangente? Se io lo lascio così, questo è uguale, come vi dicevo, questi due termini si cancellano, l'uno si cancella con l'uno, con meno uno, questi due termini stanno qui dentro, quindi si cancellano, e quello che mi rimane è radice di k per o piccolo di 1 su k, quindi è o piccolo di 1 su radice di k, o piccolo di 1 su radice di k. Cosa vuol dire? Che il mio termine generico, se io lo moltiplico, diciamo, è più piccolo di qualcosa che tende a zero più velocemente, cioè tende a zero più velocemente di questa quantità, ma questo non basta a far convergere la serie, ok? E non basta neanche a farla divergere, perché siccome è qualcosa di più piccolo di quello, io quando uso gli sviluppi di Taylor io dimostro che queste quantità sono più piccole di qualcosa, ma potrebbero essere molto più piccole, quindi non so, potrebbe convergere, ma potrebbe anche divergere, quindi questo non mi dice niente, ok? Se io ho una somma di o piccolo di 1 su radice di k, non lo so, può convergere o può divergere, ok? Può convergere perché potrebbero anche essere tutti zeri questi, lo 0 è uno piccolo di 1 su radice di k, 1 su k quadro è uno piccolo di radice di 1 su radice di k, ma potrebbe anche non convergere perché ci sono delle espressioni, delle potenze, questa è una potenza un mezzo al denominatore. Finché non arriva a potenza 1 quella serie non converge, quindi ci possono essere delle potenze intermedie tra un mezzo e 1, per cui che sono o piccolo di 1 su radice di k, per cui questa serie non converge. Ok, vi torna? Quindi questo non ci dice niente, vorremmo essere un po' più precisi, ok? Va bene? Vogliamo essere un po' più precisi, quindi vorrei mettere un termine in più qui nello sviluppo della tangente, perché è questo termine quello che si mangia, che è troppo grosso, quindi voglio rimpicciolire questo errore, devo mettere un termine in più, però facciamo finta che non me lo ricordo qual è il termine successivo, perché la tangente è uno sviluppo un po' strano, credo sia x cubo terzi, no? Facciamo finta che non me lo ricordo, ma certamente so che c'è un termine di... Cioè il fatto è questo, che nelle serie a me non interessa effettivamente qual è la costante, qual è il numero preciso, mi interessa sapere solo l'ordine, per cui qui io posso mettere o grande di x alla terza. Uso questa formula qui, ok? Sto facendo un esercizio dove a tutti i costi voglio usare lo grande e lo uso. Se ci mettete x cubo terzi più o piccolo di x cubo va bene uguale, tanto meglio, funziona, fate lo stesso, ok? Per pigrizia non voglio calcolarmi questa è l'idea, voglio essere leggermente più furbo, non serve calcolare il coefficiente che c'è davanti a x cubo, c'è un coefficiente, sarà un terzo, banalmente, però non serve che lo calcoli, perché se ci metto o grande di x cubo, qui c'è o grande e qui c'è un cubo, qui c'è o grande, ho moltiplicato per k, quindi questo diventa k quadro, e adesso cosa succede? Che di nuovo in effetti o piccolo di 1 su k quadro è anche uno grande di 1 su k quadro, è contenuto, c'è ancora scritto qui, o piccolo di qualcosa è contenuto in o grande di qualcosa, quindi questo piccolo si cancella, è già incluso lì dentro, e questo 1 su 2 k quadro anche lui è uno grande di 1 su k quadro, quindi in effetti di nuovo tutti questi termini sono dentro lo grande di 1 su k quadro. O se volete anche qui potevo metterci, invece che metterci x quadro mezzi, potevo metterci anche qui o grande di x quadro. Mi risparmiavo di scrivere questo termine e sarebbe venuta la stessa cosa, cioè o grande, però adesso sono un po' più preciso perché ho radice di k diviso k quadro è 1 su k, c'è un k alla 3 mezzi qui, giusto? E se ho uno grande di k alla 3 mezzi, questo lo so quanto fa. Questo converge. Ok?
ok? Perché cosa vuol dire o grande di 1 su k alla 3 mezzi? Vuol dire che a con k, diciamo che questo, che questo è, vabbè, che il modulo di a con k, se io lo divido per k alla 3 mezzi, questo è minore o uguale di una certa costante c, e quindi vuol dire che ak è minore o uguale di c volte k alla 3 mezzi, ma la serie, scusate, qui c'è un meno, okay, perché 1 su k alla 3 mezzi, quindi è k alla meno 3 mezzi, io divido per k alla meno 3 mezzi, significa che a con k è minore o uguale di una costante per k alla meno 3 mezzi, ok? E io so che la serie di questa espressione qui converge. La serie di k alla meno 3 mezzi, siccome una potenza è 1 su k alla 3 mezzi, 3 mezzi è maggiore di 1, questa serie converge. Ok? Vi ricordate, no? Converge. E per confronto anche la somma dei moduli di a con k converge, quindi la somma degli a con k converge assolutamente. Ok? Devo fare la convergenza assoluta, ricordatevi questi dettagli, devo fare la convergenza assoluta, altrimenti il confronto non si può, non esiste un criterio di confronto se i termini non sono positivi, ma metto il valore assoluto e va bene, cioè in effetti c'è il valore assoluto anche qui e tutto torna. Okay, quindi questa serie converge assolutamente. Va bene? Ritorna questa? Sì. Puoi ripetere i passaggi dopo che abbiamo scritto la serie sul contrario? Quindi io ho scoperto che la mia successione a k è uno grande di 1 su k alla 3 mezzi. Cioè, moralmente significa che la mia successione in modulo è più piccola di una costante per k, per 1 su k alla 3 mezzi. Ok? Qui c'è 1 costante diviso k alla 3 mezzi. Questa è la definizione di O grande, insomma, quello che dovete ricordarvi quando scrivo O grande. Cioè, non è più grande in questo senso, ok? È un minore uguale in certo senso. Non è molto più grande di questa espressione, potrebbe essere il doppio, il triplo, mille volte, ma non è molto più grande di questa espressione. Quindi se non è molto più grande, vuol dire che si stima con una costante per questa espressione. In realtà io vi ho detto che si stima localmente in un intorno di x con 0, quindi questo è vero in un intorno di più infinito, perché qui k sta tendendo a più infinito, ma questo è sufficiente perché il carattere di una serie dipende solo dalla coda della serie, cioè dipende solo dal valore della successione in un intorno di più infinito, da un certo punto in poi. Quindi, diciamo, questo entra perfettamente, è esattamente quello che ci serve, è il minimo indispensabile che ci serve per dire che la serie converge, perché questo in effetti non è vero per ogni k, ma è vero da un certo indice in poi. I primi indici potrebbero fare quello che vogliono, cioè in realtà, vabbè, in realtà siccome sono un numero finito, anche i primi indici si stimeranno con una costante, quindi in realtà a meno di aumentare la costante, sì, qui non serve questo fatto, a meno di aumentare la costante questo è vero per ogni k. Comunque l'importante è che è vero da un certo k in poi, e allora posso fare il confronto, la somma della serie dei moduli, la somma della serie dei moduli si stima con la somma di questa serie, sono serie a termini positivi, quindi o converge o diverge, non diverge perché è più piccola di questa somma, di c volte questa somma. Questo so che converge perché lo so, l'abbiamo fatto, e quindi anche la mia serie converge assolutamente. Va bene? Ok? Ora non mi sono venuti in mente altri esercizi con lo grande. Questa è una notazione che usano moltissimo gli informatici. Se voi cercate, io ho provato a cercare degli esercizi sullo grande stamattina per farvi qualcosa di interessante, ma sono tutti esercizi banali, sugli, diciamo, dove la notazione è l'ultimo problema. Lì gli informatici usano queste notazioni per dire, sì, ora vengo, per dire gli algoritmi che complessità hanno, qual è la complessità di un algoritmo,
e tipicamente gli algoritmi, diciamo, la cosa più precisa che potete dire è che hanno una complessità che è del tipo o grande di qualche cosa, cioè ci sono delle costanti che non riuscite a scrivere perché dipendono magari dalla velocità del computer, ma gli algoritmi hanno complessità o grande. Questo può forse interessare anche voi se mai dovete scrivere del codice e valutarne la complessità, cioè quanto, per esempio, il tempo di esecuzione. Se io ho un set di dati che ha una lunghezza n, se il tempo di esecuzione va come n cubo, come n quadro, come 2 alla n, sono fatti molto diversi e possono cambiarvi, diciamo, possono portare un problema affrontabile e farlo diventare un problema impossibile e viceversa. Quindi, va bene, gli informatici usano molto questo grande, usano anche un'altra notazione che è una omega grande, che non vi sto neanche a introdurre, o una teta grande, e noi la useremo invece molto, molto meno. Sì. Cioè, diciamo, l'idea è questa, che lo grande si usa di solito, per noi almeno, si usa quando io ho un termine che devo prendere in considerazione, ma non voglio dire esattamente qual è la costante. Cioè mi interessa che ci sia un termine di un certo ordine, ma non mi interessa qual è la costante precisa. Okay? È come se io volessi calcolare un limite, non mi interessa sapere qual è il valore del limite, ma solo se converge o diverge, per esempio. Cioè solo dire se è finito o infinito. Se io volessi solo dire se è infinito o infinito, non mi interessa esattamente la costante che c'è, magari, ma mi basta sapere che c'è una costante finita. Per esempio, nelle serie è quello che capita. Per sapere se una serie converge, non mi interessa sapere. A me interessa sapere qual è l'ordine di infinitesimo della successione, ma non in maniera così precisa, addirittura dire che è asintotica una certa costante. Non mi interessa, basta sapere l'ordine, cioè la potenza con cui tende a zero. Ok? Va bene? Sì. Sviluppando la tangente a un altro termine, sì. Sarebbe venuto alla fine 5 sesti k alla meno, sì. 3 mezzi, sì. Sarebbe stato corretto? Sì, sì. Certamente, cioè se io metto informazioni in più, cioè qui bastava mettere x alla terza diviso 3, già questo vi permette di risolvere l'esercizio, quindi sì, vi sto dicendo non è così, diciamo, così importante, è una notazione in più che è bene sapere, cioè può essere utile sapere, perché in certe situazioni è per esempio a volte è l'ipotesi giusta in un teorema. Se volete il confronto tra le serie, l'ipotesi giusta sarebbe se AK è uno grande di BK, serie a termini positivi, allora la serie degli AK è se la serie, diciamo, AK BK positive, se la serie dei BK converge, allora la serie degli AK converge. Noi abbiamo enunciato un criterio del confronto asintotico in cui dicevamo se AK è asintotico a BK, vi ricordate? Perché non volevo introdurvi questa notazione in quel momento, che poi non l'avremmo più usata. Ma l'ipotesi giusta sarebbe questa: se AK non serve che sia asintotica a BK, non serve neanche che il rapporto sia asintotico, no? Cosa vuol dire asintotica? Che il rapporto tende a 1. Quindi se due successioni o due funzioni sono asintotiche, in particolare vale questa condizione. Se F è asintotico a G, allora F è anche 1 grande di G, perché se il rapporto tende a 1, il rapporto è limitato. E anche G è uno grande di F, questo, diciamo, è simmetrica la cosa. E in un teorema di questo genere, se io voglio fare un confronto, questa è l'ipotesi giusta, è quella che mi basta. Okay? Quindi a volte, in effetti, nei teoremi, per esempio, se voi vi guardate, non ve lo voglio fare ora la lezione, ma se vi interessano le proprietà formali dell'io piccolo, c'è un teorema che vi dicevo la volta scorsa, sugli appunti ve lo potete guardare, cioè che cos'è O piccolo di F, si può dire che è uguale a O piccolo di F, sì, si può dire. E alcuni di questi enunciati vengono un po' meglio con l'io grande, cioè quello che abbiamo visto la volta scorsa per esempio abbiamo detto
Posso cancellare, no, l'esercizio? Ci sono domande sull'esercizio? Sì. Io mi ho trovato più piccolo, ho piccolo di uno sulla rigidità, ma come mai potevamo dire qualcosa riguardo la serie? Allora, riprendiamo allora quella cosa lì. Sì, perché? Perché? Cioè io vi ho, quello che vi avevo scritto è che la serie di O piccolo di 1 sulla radice di K può convergere o divergere. Perché? Perché ci sono, cioè vi posso fare degli esempi. Ora ve l'avevo detto a parole, ma se voglio proprio essere formale devo fare degli esempi. Per esempio, se AK fosse 0, non lo so, o 1 su K quadro, 1 su K quadro è 1 piccolo di 1 su radice di K, per K che tende all'infinito, no? Perché? Perché se voi fate 1 su K quadro diviso 1 su radice di K, questo è radice di K su K quadro, questo tende a 0 se K tende all'infinito, ok? Quindi 1 su K quadro è 1 piccolo di questa cosa qui, e la somma di 1 su K quadro converge. Quindi potrebbe convergere. D'altra parte, se AK fosse invece, se fosse leggermente più grande di 1 su radice di K, e qui vi dovete ricordare che tra, no, la somma di 1 su radice di K diverge, ma anche la somma di 1 su K diverge, che è la serie armonica, e quindi anche qualcosa di intermedio. Per esempio, se ci mettiamo 1 su K, quello è un mezzo, quindi non so, 3 quarti. 3 quarti è un esponente che è compreso tra un mezzo e 1. Beh no, ci potrei mettere anche 1 su K volendo, perché tanto anche quella diverge. Sì, giustamente, no, è più semplice, perché tanto 1 su K, la somma di 1 su K diverge. E anche questa è, anche questa è O piccolo di 1 su radice di K, perché 1 su K diviso 1 su radice di K, questo è radice di K su K, è ancora tende a 0, ok? Quindi la serie armonica, cioè se io ho questa informazione, qui c'è una successione che potrebbe, una serie che potrebbe essere la serie armonica, quindi potrebbe divergere, ma potrebbe anche essere qualunque serie convergente sicuramente è in O piccolo di 1 su radice di K, quindi potrebbe convergere, per cui non so se converge o diverge, va bene? Ok? Diciamo, l'informazione O piccolo è unilaterale, mi dice che una quantità è molto piccola, ma è come un minore stretto, cioè poteste pensare che O piccolo è un minore stretto, O grande è un minore uguale, in un certo senso asintotico, non c'è, questo è proprio solo un'assonanza, è un uguale. Però se qualcosa è piccolo potrebbe essere molto piccolo. Ok, va bene? Stavo dicendo, qual è un'altra situazione in cui lo grande risulta comodo? Negli enunciati dei teoremi questo capita. Per esempio, vi stavo dicendo che nelle proprietà degli O piccolo, come potete manipolare questi simboli che si chiamano simboli di Landau, c'è tra le proprietà che voi vedete, se guardate sugli appunti, c'è un enunciato con tutta una
una sfilza di proprietà che potete, di proprietà diciamo algebriche che potete utilizzare, c'è questa che O piccolo di O grande di G è uguale a O piccolo di G. Questo si dimostra molto facilmente, cioè una volta che voi le scrivete queste proprietà, poi la dimostrazione viene, se sono vere, la dimostrazione di solito viene facile. E questa noi l'abbiamo usata quando abbiamo detto che O piccolo, vi ricordate la volta scorsa, di x quadro più O piccolo di x quadro? Questo noi abbiamo detto è un O piccolo di x quadro. Si potrebbe usare, si sta usando questa proprietà generale, perché qui l'idea è che dell'errore, quando io ho un O piccolo con un certo errore, dell'errore mi interessa solo la parte principale, non mi interessa l'errore dell'errore. Ok? Cioè se io ho una funzione, qui potrebbe esserci anche x quadro mezzi, che ne so. Questa funzione, quello che mi interessa è che è uno grande di x quadro, cioè il termine principale è x quadro, e basta, è questo quello che mi interessa. Non mi interessa né qual è questa costante, né se c'è un errore poi, questo non mi interessa. Questo comunque è, diciamo, si trascura, si usa questa proprietà. Ma se non volete usare l'O grande, potete invece che usare questa proprietà qui generale, potete usare questa. Se H è asintotico a G, allora O piccolo di H è uguale a O piccolo di G. Questa è una proprietà leggermente più debole, perché l'ipotesi è leggermente meno generale. Cioè osservate che se H è asintotico a G, l'abbiamo già detto, allora H è O grande di G, quindi si applica questa proprietà, che è quella, diciamo, vera, quella che poi vale più in generale, ma in particolare quella che si usa sempre invece è questa. Quindi questo negli esercizi è più che sufficiente. Potete, se volete evitare di usare L'O grande, cioè non volete imparare, non volete capire che cosa sono, non avete voglia di impararli, potete ricordarvi questa proprietà, oppure insomma caso per caso, nel caso concreto lo sapete fare, insomma abbiamo l'idea di come si fa e se avete dei dubbi lo verificate. Ok? Quindi io con L'O grande avrei finito, salvo il fatto che può capitare, a volte capita che uno non, un esercizio si può risolvere leggermente più facilmente con L'O grande. Mi viene in mente un altro caso, per dire. L'altro caso in cui L'O grande è leggermente utile. Se io avessi limite per x che tende a 0 di x seno di 1 su x. Mettete che avete delle espressioni molto più complicate di questa, è solo per fare un esempio. Qui invece che x c'è, che ne so, seno di x meno la tangente di x cubo, che comunque ha un ordine x. Qui invece che 1 su x c'è un'espressione molto complicata. E quando x tende a 0, 1 su x tende all'infinito, e il seno all'infinito di certo non ha uno sviluppo di Taylor, il limite non esiste. L'idea è che qui quello che vi interessa della funzione seno, tutto quello che vi interessa è che sia una funzione limitata. Allora potreste scrivere che seno di 1 su x, come faccio a dire che è limitata? Beh, posso usare il simbolo di O grande, questo è un O grande di 1. O grande di 1 significa limitata almeno in un intorno del punto. Okay? Perché se la divido per 1 è localmente limitata, quindi questo vuol dire limitata, per cui x seno di 1 su x lo posso scrivere come un qualcosa che tende a 0 o piccolo di 1 per qualcosa che è limitato o grande di 1. Ma o piccolo di 1 per o grande di 1 è chiaro che è uno piccolo di 1. Questo sarebbe un appartiene, se io volessi mettere i simboli precisi, questo è un contenuto in O piccolo di 1. Questa sarà una delle mille proprietà che potete dimostrare. Okay? Ma è chiaro, se ho una funzione che tende a 0, questo è il teorema limitata per infinitesima, è infinitesima. Okay? È un modo per enunciare quel teorema. Quindi potete usare questi simboli invece che portarvi dietro delle espressioni complicate di cui non vi interessa niente se non il fatto che sono funzioni limitate. Okay? Può essere utile. È il teorema del confronto, sì. Cioè come al solito nel teorema del confronto in cui non mi interessa la costante. Nel teorema del confronto quando moltiplico per qualcosa che tende a zero non mi interessa più la costante e quindi posso scriverlo a C. Va bene.
Ok. Ho finito veramente con lo grande. Vediamo cosa volevo dirvi ancora. Allora, altre situazioni in cui si usano gli sviluppi di Taylor. Ok? Se non ci sono domande sullo grande. Ecco, una situazione importante in cui si possono usare gli sviluppi di Taylor è per dire se un punto critico è un massimo o un minimo. C'è questo risultato, diciamo, voi avete una funzione f di x, diciamo che volete, state cercando massimi e minimi di questa funzione. Allora la prima cosa che fate, se la funzione è regolare, sapete, no, il teorema di Fermat, che nei punti eventuali di massimo o minimo certamente la derivata si annulla. Questi si chiamano punti critici. Se x con 0 è massimo o minimo locale, okay, non serve che sia globale, basta che sia massimo o minimo in un intorno pieno destro e sinistro del punto, allora f' di x con 0 è uguale a 0. Dopodiché, come faccio a sapere se effettivamente quello è un massimo o un minimo locale? Dovrei guardare il segno della derivata prima. Di solito la cosa più semplice che potete fare è, se qui la derivata prima si annulla, questo è f', guardate il segno. Se avete per esempio più o meno, la funzione è fatta così e questo è un minimo locale. Se avete invece più e meno, è così, e quindi questo è un massimo. Se avete più 0 più, la funzione è fatta così, questo si chiama flesso a tangente orizzontale. La tangente è orizzontale, ma la funzione attraversa la tangente, questo si chiama flesso. Non vorrei introdurre tutte queste terminologie, anche questo, sugli appunti, se vi interessa, se avete proprio voglia di capire come si possono definire, anche perché in realtà queste definizioni non sono proprio condivise in maniera, non sono uguali su tutti i libri, ogni libro c'è un po' la sua definizione, ma certamente questo uno lo chiamerebbe flesso orizzontale, è un punto con tangente orizzontale, quindi un punto critico dove la derivata si annulla, ma la funzione attraversa la retta tangente, perché prima, come in questo esempio, prima è minore e poi è maggiore, e viceversa, se ha un meno o meno, stessa cosa, diciamo. È un flesso, questo flesso. Anche questo è un flesso orizzontale, la funzione passa da sopra a sotto in questo secondo caso. Ok? Quindi se uno guarda il segno della derivata, certamente può capire se quello è un massimo o un minimo locale. Se però non voglio o non riesco a studiare il segno della derivata, può essere utile guardare la derivata seconda. Cioè io dico che quindi criterio. Questo sarebbe un criterio al primo ordine, studiando la derivata prima, cioè il primo ordine della funzione, riesco a capire se quello è un massimo o un minimo. Ok? Osservate che il concetto di massimo e minimo non presuppone l'esistenza della derivata, una funzione può avere massimo e minimo anche se non è derivabile, però se è derivabile ho questi criteri, che sono criteri al primo ordine. Se esiste anche la derivata seconda, ho un criterio al secondo ordine, che è questo, se f' di x con 0 uguale a 0, cioè se la derivata prima si annulla, sono in una di queste situazioni, se però so che la derivata seconda ha un segno, se f' di x con 0 è positiva, qual è l'idea? Che se la derivata seconda è positiva, la mia funzione assomiglia a una parabola rivolta verso l'alto, come x quadro, okay? Il prototipo è x quadro, e la dimostrazione sarà proprio quella di ricondursi a x quadro usando la formula di Taylor. Se la derivata seconda è positiva, voi ricordatevi l'esempio modello x quadro, quindi questo è un minimo, x con 0 è un minimo, e qui ci devo mettere locale, ok? Perché
per il semplice fatto che io di questa funzione fuori da x con 0 non so assolutamente niente. Il fatto che la derivata prima si annulli e che la derivata seconda si annulli sono delle proprietà locali, quindi se io mi allontano da questo punto di questa funzione non so assolutamente niente, quindi non, certamente non potrò dire se è un minimo globale, però locale sì, questo è un minimo locale, e se f secondo di x con 0 è minore di 0, siamo, pensate a meno x quadro, una parabola rivolta verso il basso, x con 0 è un massimo locale. Ok? C'è questo criterio che probabilmente avete anche già visto alla scuola superiore, e può essere utile, cioè invece che ragionare sul segno è un po' più meccanico, uno fa le derivate. E cosa succede se f secondo è uguale a 0? Se f secondo è uguale a 0, diciamo il procedimento si può iterare e si può guardare f terzo. Se f terzo ha un segno vuol dire che la funzione sostanzialmente è un flesso, perché f terzo assomiglia, sarà una funzione fatta così. E se anche f terzo è uguale a 0 posso guardare f quarto. Se f quarto per la derivata quarta valgono di nuovo queste condizioni, perché x alla quarta assomiglia a x al secondo. Ora, invece di fare un enunciato preciso, complicato, vi dico come si dimostra, perché quando vi serve ve lo ridimostrate questo risultato, ok? E lo facciamo con un esempio. O se volete, facciamo la dimostrazione solo di quello che c'è scritto qui, solo fino al secondo ordine. C'è scritto criterio al secondo ordine, poi la generalizzazione al terzo, al quarto, all'ennesimo ordine, ve la fate voi se volete. La dimostrazione di questo è, beh, ci sono delle ipotesi, diciamo che le ipotesi ci garantiscono che la funzione si può sviluppare, si può fare lo sviluppo di Taylor nel punto x con 0, e allora f di x è uguale al polinomio di Taylor, metteremo il polinomio di ordine 2, quindi f di x con 0 più f' di x con 0 x meno x con 0 più f secondo di x con 0 x meno x con 0 quadro mezzi più o piccolo di x meno x con 0 alla seconda. Ok, allora se la derivata prima si annulla, questo termine non c'è. Ok? Se la derivata seconda è positiva, vabbè, questo è positivo. Allora cosa posso dire se quel termine non c'è? Posso dire che f di x meno f di x con 0 posso dividere, cosa faccio? Divido per x meno x, vediamo, fatemi pensare cosa devo fare. Sì, divido per x meno x con 0 al quadrato. E questo a cosa uguale? F di x con 0 l'ho portato di qua, questo termine non c'è. Divido per x meno x con 0 al quadrato, quindi qui rimane f secondo di x con 0 mezzi più o piccolo di 1, perché ho diviso per x meno x con 0 al quadrato. Ok? Cioè sto dicendo, ora perché mi interessa questa espressione? Perché io per dire che f ha un minimo locale, per esempio, devo dire che questo numeratore è negativo in un intorno di x con 0. Cioè essere minimo, vi ricordate cosa significa? Significa che f di x è minore di f di x con 0 in un intorno di x con 0, quindi se voglio dimostrare che f è un minimo devo dire che questa quantità è negativa, il numeratore. Se voglio dimostrare che è un massimo devo dire che è positiva. Il denominatore è sempre positivo perché questa è una potenza pari, okay? Quindi in effetti il segno del numeratore coincide col segno di tutto questo rapporto e coincide col segno di quello che c'è a destra. Ma quello che è a destra che segno ha? Beh, se io conosco il segno di questa quantità qui, cioè il segno della derivata seconda, lo piccolo di 1 per il teorema della permanenza del segno non modifica il segno in un intorno del punto. Ho una quantità, diciamo, che è positiva. Se ci sommo uno piccolo di 1, questo potrebbe essere negativo, ma tende a 0. Quindi se questo è positivo in un intorno del punto per la permanenza del segno, anche tutta la somma rimane positiva. Ok? Ritorno. E quindi, diciamo, questa espressione ha un segno che è lo stesso di questo, quindi se è positivo è un minimo, se è negativo è un massimo. Non ho capito perché, come è fatto a dire che
Questa è la formula di Taylor. Sì. Ok, poi porto di qua, divido e ottengo questa uguaglianza. O piccolo di 1 è una funzione che tende a 0. Ora, se questo invece è un numero, ok? Diciamo che questo è, che ne so, è un millesimo. È un numero di cui so il segno, perché la mia ipotesi che è o è positivo o è negativo, so che segno ha. Diciamo che è positivo, solo in questo caso, non è 0, ok? È positivo, potrebbe essere molto piccolo, potrebbe essere un millesimo, ma questo tende a 0, quindi in un intorno del punto, anche se fosse negativo, il modulo sarebbe più piccolo, diventerebbe più piccolo di un millesimo, e quindi il segno di questa quantità, questo è maggiore di 0, se questo è positivo, in un intorno. In un intorno di x con 0, sia a destra che a sinistra. E se questo è positivo, vuol dire che questo è positivo, ma il denominatore è positivo, quindi il numeratore è positivo, quindi f di x è maggiore di f di x con 0, in un intorno maggiore. Sì, in realtà se x è diverso da x con 0, posso dire maggiore stretto. Posso dire maggiore stretto. Quindi potrei mettere di stretto. Non è che sia molto importante, eh? In un intorno di x con 0, quindi è un massimo stretto locale, perché la disuguaglianza vale solo, io posso garantire che valga solo in un intorno, poi lontano dal punto può succedere qualunque cosa. Va bene? Ok? Ovviamente se anche questo si annulla, guardate il termine successivo, ci sarà la derivata terza. E se la derivata terza, se qui lo fate con la derivata terza, cioè supponete che si annulli anche la derivata seconda, se qui ci mettete la derivata terza, qui avete un 3, qui avete la derivata terza, se la derivata terza è un segno, beh, questa funzione cambia segno a destra e a sinistra, quindi non potrà avere né massimo né minimo, perché il denominatore cambia segno, invece il rapporto ha segno costante, dato dal segno della derivata terza, quindi si capisce, no? Come si estende. Sulle derivate dispari, se la derivata dispari, diciamo così, il primo termine non mi interessa, perché il valore della funzione è semplicemente una traslazione in verticale, non influenza il fatto che ci sia un massimo o un minimo. Il primo termine non mi interessa. Poi avrò dei termini che sono uguali a zero. Quello che mi interessa è il primo termine dello sviluppo che è diverso da zero. Se il grado è dispari, la funzione non ha né massimo né minimo, perché rifate questo ragionamento, questo rapporto avrà un segno, però al denominatore c'è una potenza dispari, e il denominatore cambia segno a destra e a sinistra, vuol dire che anche il numeratore cambia segno a destra e a sinistra, non è né massimo né minimo. Se invece la prima potenza non nulla è pari, ottenete esattamente questa cosa qui, e la funzione non cambia segno, e quindi o ha un massimo o ha un minimo, a seconda del segno della derivata pari. Ok? Non è che lo useremo molto, questa... Insomma, però potrebbe capitare. Facciamo un esercizio che usa questo criterio, anzi un esercizio in cui sostanzialmente siete costretti a usare questo criterio, cioè se tentate di fare lo studio del segno, la cosa diventa complicata. Va bene, è abbastanza chiaro, non ho scritto un enunciato preciso perché è un po' faticoso, però mi interessa più il metodo che ho utilizzato per dimostrarlo che non tanto l'enunciato. Dire se x con 0 uguale a 0 è un massimo o minimo relativo. Cioè voglio sapere questa funzione in 0 come è fatta, ok? C'è un massimo. Allora qual è l'idea? Che non studio la derivata, uso quel metodo di prima ovviamente, cioè comincio a scrivere il polinomio di Taylor e guardo qual è il primo
a parte la funzione che non si annulla, vale 1, qual è la prima derivata che si annulla nel punto? E come vi avevo detto, per calcolare le derivate dovete in un punto potete usare il polinomio di Taylor, che poi è la dimostrazione che abbiamo fatto prima, comunque usa il polinomio di Taylor. Ok, quindi l'idea è scrivere il polinomio di Taylor e trovare il primo termine, a parte la costante, che è diverso da 0. La funzione di classe C infinita, quindi a meno che non siano tutti nulli, esercizio per casa. Questo è un esercizio, diciamo, famoso, quindi cercate di non cercate la risposta su internet. Chissà se riuscite a trovare una funzione di classe C infinito che ha tutte le derivate nulle in 0. Ma che non è 0, una funzione che non è nulla. F di x diverso da 0 se x è diverso da 0. Si annulla nel punto, ma poi basta, si annulla solo in quel punto, tutte le derivate sono nulle. Per cui in effetti questo criterio non è detto che termini. Cioè, se voi prendete questa funzione, che ora non sapete che esiste, ma se la cercate forse riuscite a trovarla, in realtà esiste una funzione che ha tutte le derivate nulle in 0, quel punto potrebbe essere magari un minimo, ma non lo capite con questo criterio perché non c'è una prima derivata, non esiste una prima derivata che non sia nulla, sono tutte minime. Ok, però diciamo ci sono dei motivi per cui questa funzione non può essere in questa classe, ora non ve lo posso spiegare, tra l'altro quasi, sì, qualcosa del genere, però magari pensateci un attimo, poi prossima volta venerdì se avete delle ipotesi possiamo vederlo assieme. È un fatto interessante legato alle funzioni analitiche, però per ora prendetelo come esercizio e magari ci pensate a casa. Allora, svolgiamo questo esercizio, quindi scriviamo il polinomio di Taylor, scriviamo lo sviluppo di Taylor. Non ci pensate adesso, guardate l'esercizio. Allora, devo fare lo sviluppo di Taylor. Allora qui l'idea, ve lo ripeto, l'abbiamo già detto, ma ve lo ripeto. L'idea non è calcolare le derivate di f, perché vi preannuncio che dovete calcolare 11 derivate di questa funzione, quindi io non mi metto a fare le derivate di questa funzione. Siccome a me interessano solo le derivate del punto, io uso gli sviluppi di seno e coseno e li compongo con le regole che abbiamo imparato. Ok? Questo è sostanzialmente l'unico modo per farlo, altrimenti vi perdete. Quindi io uso gli sviluppi di seno e coseno. Seno sarà x meno x cubo sesti, forse basterà questo, non lo so, vado a caso, però due termini li possiamo gestire, se ne serviranno di più poi li aggiungeremo, ok? Il coseno di x è 1 meno x quadro mezzi più o piccolo di x quadro o di x cubo, ora vediamo cosa mi serve. Allora, cosa devo calcolare? Il seno di x quadro, al posto di x ci metto x quadro, e va bene. Seno di x quadro, mettiamo subito meno x quadro. Al posto di x ci metto x quadro, ma il termine x quadro si cancella, quindi rimane meno x alla sesta sesti più o piccolo di x alla sesta. Ora, sapendo già come vanno a finire le cose, questo non ci basterà. Però facciamo finta di non saperlo. Proviamo ad andare avanti, coseno di seno di x quadro meno x quadro è 1 meno, al posto di x ci devo mettere questa espressione qui, giusto? Quindi meno x alla sesta diviso 6
più piccolo di x alla sesta al quadrato più o piccolo di x quadro, ma x in realtà è questa espressione, ok? Quindi al posto di questa è uno grande di x alla sesta, usiamo il termine grande, diciamo è asintotico a x alla sesta, in realtà è asintotico a meno un sesto x alla sesta, comunque se lo elevate alla seconda diventa asintotico a x alla 12 diviso 36, e quindi qui ci mettete x alla 12. Ok? Ritorna? Va bene? Ok, vediamo questo quadrato. Questo è 1. E qui qual è l'errore che io commetto? Guardo subito l'errore, così i termini che vengono mangiati dall'errore non li scrivo neanche. L'errore qui è dato dal doppio prodotto. Ok? Qual è lo piccolo con la potenza più piccola che salta fuori? È quando moltiplico questo per questo. In realtà è lo stesso se moltiplicate questo per se stesso e viene o piccolo di x alla 12. Quindi qui, cioè in realtà mi sa che abbiamo finito, non serve andare oltre perché siamo arrivati all'ordine 12. Vediamo, quindi questo è o piccolo di x alla 12, sono tutti termini con lo piccolo, rimane il quadrato di questo termine qui, quindi x alla 12 diviso 36, o piccolo di x alla 12. Perché sono scritti qui, sono sempre o piccolo di x alla 12, quando faccio il prodotto di questi due, ok, sono, siccome il grado è lo stesso, se faccio il prodotto di questi due o di questo per se stesso, comunque viene x alla 12, che c'era già, ok? Ritorna, quindi abbiamo trovato le prime 11 derivate, sono tutte nulle. Questa funzione, perché? Vi ripeto perché. Come facciamo a essere sicuri che questo sia il polinomio di Taylor della nostra funzione? Questo è la seconda parte della formula di Taylor con il resto di Peano. Forma di Taylor, con il resto di Peano vi dice: se di questa funzione scrivete il polinomio di Taylor, vale questa uguaglianza. Viceversa vi dice: se vale questa uguaglianza, ed è il nostro caso, allora questo è il polinomio di Taylor, perché il polinomio di Taylor è unico. Quindi questo è il polinomio di Taylor, e i coefficienti del polinomio di Taylor sono le derivate diviso k fattoriale. Quindi io so, quindi so che io tutte le derivate si annullano fino in 0, fino all'ordine 11. La derivata dodicesima è negativa, ok? Quindi f primo di 0 è uguale a f secondo di 0 è uguale a f undici di 0 è uguale a 0. F 12 di 0 è negativa. So anche quant'è, perché f12 diviso 12 fattoriale fa meno un 36esimo. Quindi in realtà questo è, posso dire chi è? Meno 12 fattoriale diviso 36. Sì? C'è qualche errore? Sì. C'è un fattore 2 che è sparito, è il quadro mezzo. Avete ragione, giusto. Sì, ha ragione, qui c'è un mezzo, giusto? Sì. Sì, sì, ok, quindi questo è un mezzo, quindi 72. 72, comunque il segno è quello, 72. Va bene, ma in effetti a noi non interessa sapere quanto valgono le derivate in questo punto, perché io invece di usare quel teorema ve lo ridimostro, cioè io ogni volta che lo uso quel teorema mi preferisco tutto sommato ridimostrarlo, perché una volta arrivato qui, allora cosa posso dire? Che questa è la mia funzione f di x, allora io ho scoperto che f di x meno 1, porto l'1 di là, diviso x alla 12 è uguale, porto l'1 di là, mi rimane meno x alla 12 diviso 72, ma se divido per x alla 12 questo è meno un 72esimo più, ho diviso per x alla 12, quindi questo è uno piccolo di 1. Allora io so che l'espressione a destra è negativa in 0, ma è negativa anche in un intorno di 0 per la permanenza del segno, perché questo tende a 0, quindi diventa più piccolo di un 72esimo.
quindi questa espressione a sinistra è negativa in un intorno di 0, ma il denominatore è positivo, quindi il numeratore è negativo, e quindi se è negativo vuol dire che f di x è minore di 1 in un intorno di 0, e quindi che x con 0 è un minimo locale. Ok? Va bene? Massimo, avete ragione, perché f di x negativa è minore di 1, sì, giusto, quindi è un massimo locale. Va bene? Ok? Oh, benissimo. Va bene, come vi dicevo, sono tutti esercizi un po' scorrelati tra loro. Avete domande su questo? Questo a volte capita, potrebbe capitare, no? In un compito a volte capita qualcosa del genere. Allora, ho ancora due esercizi. Uno è in realtà sempre questa idea, sviluppata in un senso diverso. Forse questo ve lo lascio. Abbiamo ancora... ancora un quarto d'ora, ve lo lascio per casa e invece facciamo l'altro. Quindi per casa un esercizio simile a questo. Ah, ecco, in realtà questo esercizio c'è svolto sugli appunti, quindi magari provate a farlo per conto vostro, ma se volete poi lo trovate sugli appunti. E credo che fosse tra l'altro un esercizio, anche questo mi sa che era un esercizio di un compito d'esame. Dire, avete una serie, meno 1 alla k, 1 su k, meno seno di 1 su k alla alfa. Avete una serie dipendente da un parametro alfa, la somma viene fatta su k. E vi si chiede per quali alfa converge. Alfa sono numeri reali, converge. Ok? È un esercizio sulla convergenza di una serie dipendente da un parametro, e però sarà il caso di utilizzare forse la formula di Taylor. E quale sarà l'idea? Che innanzitutto dovete capire che ordine di infinitesimo ha questa espressione, ma proviamo a dire, a fare delle considerazioni senza fare nessun conto. A occhio, questa espressione 1 su k meno seno di 1 su k, questo 1 su k meno cancella il primo termine dello sviluppo del seno. Ritorna? Ok. E quindi qui rimane un 1 su k cubo come ordine, ok? 1 su k cubo alla alfa è come dire 1 su k alla 3 alfa. E allora quando è che converge assolutamente? Se 3 alfa è maggiore di 1, cioè se alfa è maggiore di un terzo, ok? Quindi convergenza assoluta se alfa è maggiore di un terzo. Se alfa è minore di un terzo non tende neanche a 0. E qui perché? Cioè il termine di grado 3 non è 0, ok? E quindi potete dire che anche se dividete per 1 su k alla... per 1 su k cubo, questa quantità tende a una costante, che è la derivata terza, che è diversa da 0. Ok? Quindi rimane solo il caso alfa uguale a un terzo. Se alfa è uguale a un terzo, bisogna sfruttare il fatto che questa è una serie a segni alterni, quindi potrebbe convergere anche se non è assolutamente convergente. Ok? Per alfa uguale a un terzo questa serie non è assolutamente convergente, però potrebbe convergere semplicemente, e magari vorrei applicare Leibniz. Allora l'idea qual è? Come faccio ad applicare Leibniz? Beh, intanto devo capire che questa espressione ha un segno, e questo lo faccio di nuovo dal polinomio di Taylor, con un ragionamento simile a quello precedente. Io capisco se un'espressione ha un certo segno in un intorno del punto, in questo caso in un intorno di più infinito. Lo posso fare con lo sviluppo di Taylor, con la permanenza del segno. Dopodiché però mi serve anche dire che la successione è decrescente, almeno da un certo punto in poi, no? Per applicare Leibniz, vi ricordate? La successione deve essere monotona decrescente. E per dimostrare che è monotona decrescente voi potete farne la derivata, adesso che abbiamo fatto le derivate, e dimostrare che la derivata è negativa in un intorno di più infinito,
E come fate? Di nuovo con lo sviluppo di Taylor. Lo sviluppo di Taylor vi dice anche qual è il segno della derivata. In un intorno di più infinito, perché l'intorno di più infinito è un intorno di 0 quando mettete x uguale 1 su k. Quindi, ok, vi ho detto come vanno le cose un po' così a voce, ma provate a farlo per conto vostro, poi eventualmente, cioè eventualmente c'è la soluzione sugli appunti, o comunque me lo chiedete, lo rivediamo alle prossime lezioni. Ha senso più o meno il raccontino che vi ho detto? Okay. Convergenza assoluta, cioè il metodo è sempre lo stesso, non è che ci sia un metodo nuovo, però abbiamo degli strumenti più potenti per dire se le cose hanno un certo andamento asintotico. Abbiamo degli strumenti molto più potenti per fare questi, okay, queste osservazioni, sia per dire che una quantità è positiva, localmente positiva, sia per dire che è definitivamente decrescente, uso le derivate, uso gli sviluppi di Taylor. Diventa molto, molto potente, diciamo qualunque espressione voi scriviate che coinvolge funzioni elementari, lo sviluppo di Taylor vi dice tutto per quanto riguarda la convergenza della serie. Va bene, quindi proverei invece a farvi un altro esercizio, di nuovo che non c'entra ora molto con quello che abbiamo visto fino adesso. Ok, posso cancellare. Questo qui sì, cioè sugli appunti, nel capitolo sulle serie di Taylor. Non vi dico il numero perché la numerazione cambia a seconda di quando li avete stampati. Ok, un altro esercizio che non c'entra molto, ma va bene. Per dire, noi abbiamo sempre fatto sviluppi di Taylor di funzioni che sono derivabili infinite volte, quindi non ci siamo mai preoccupati delle ipotesi dei teoremi di Taylor. Esistono funzioni, uno può costruire delle funzioni che non sono derivabili infinite volte. Qualche cosa avevamo visto già, come si fa a scrivere delle funzioni che non sono derivabili infinite volte? Di solito si usano, si definiscono a pezzi, okay? Attaccando insieme funzioni diverse posso costruire delle funzioni che hanno regolarità, diciamo, che non sia c infinito. Per esempio, abbiamo questa funzione. F di x è il modulo dell'arcotangente di 1 su x, se x è diverso da 0, e y mezzi se x è uguale a 0. Spero che abbia senso questa funzione. Questa è una funzione definita per ogni x, perché se x è diverso da 0 questo ha sempre senso, l'arco tangente è una funzione definita dappertutto, se x è diverso da 0 1 su x è definito, quindi f è una funzione che va da r in r. Se voi pensate al grafico dell'arco tangente potete anche immaginarvi come è fatta questa funzione, perché l'arco tangente lo dovete sapere, no? È una funzione elementare, dovete sapere come è fatto il grafico, è fatto così. Qui c'è pi greco mezzi, qui c'è meno pi greco mezzi. Ok? Prendete un ramo della tangente e ne fate il simmetrico rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante. Ok, quindi come sarà fatta la nostra, come sarà il grafico della funzione f? Questo è y, è l'arco tangente di x, quindi se io faccio l'arco tangente di 1 su x sto invertendo le x positive, per esempio guardiamo cosa succede sulle x positive. Quello che era vicino a 0 va all'infinito, quello che era all'infinito va vicino a 0, quindi questa funzione, se io la inverto, questa funzione in 0 tenderà a pi greco mezzi e all'infinito tenderà a 0. Ok, non so bene come è fatta, però forse è fatta così, non lo so, ora in effetti lo vediamo. Siccome ci ho messo il modulo, per quando x è negativo ci sarebbe il segno opposto, ma ci ho messo il modulo, quindi viene, in realtà viene simmetrica. E in 0 opportunamente l'ho fatta valere pi greco mezzi, e quindi si capisce che questa funzione quantomeno è continua dappertutto. Ok, qual è l'esercizio? Diciamo,
l'esercizio vago, capire quanto è regolare questa funzione, quante derivate posso fare e quindi scrivere nel polinomio di Taylor dell'ordine che posso scrivere. Va bene. Vabbè, proviamo a farlo. Allora, f è continua nei punti diversi da 0, perché questa è una funzione continua, è composizione di funzioni continue, e la continuità è una proprietà locale, quindi se x è diverso da 0 basta che questa sia continua, non mi interessa cosa succede in 0, ma è anche continua in x uguale a 0 perché il limite di questa espressione, quando x tende a 0, io faccio il limite destro e il limite sinistro e lo faccio a mente, se x tende a 0 più 1 su x tende a più infinito, l'arco tangente tende a pi greco mezzi, quindi il limite destro è pi greco mezzi, se x tende a 0 meno 1 su x tende a meno infinito, l'arco tangente tende a meno pi greco mezzi, ma c'è un modulo e quindi tende di nuovo a pi greco mezzi. Quindi f è continua, non scrivo i dettagli, okay? Bisogna fare il limite, non è una cosa, diciamo, ovvia, si vede se volete dal grafico, ma è in pratica fatto a mente il limite. Sarà derivabile f? F è una funzione pari, quindi se è derivabile la derivata è nulla. Io qui l'ho disegnata piatta perché se questa funzione fosse derivabile, cosa che non so, la derivata dovrebbe essere 0 perché è una funzione pari, quindi dovrebbe essere piatta e simmetrica. Però non lo so se è derivabile. Come faccio a dire se è derivabile? Calcolo la derivata nei punti in cui la so calcolare con le formule di derivazione. Quindi se x è diverso da 0, se x è diverso da 0, la derivata di questa funzione f coincide con la derivata di questa funzione. Anzi, supponiamo che x sia maggiore di 0, perché se x è minore di 0 uso la simmetria per dire cosa succede. Okay? Così mi levo di torno anche il valore assoluto. Se x è maggiore di 0, la derivata è la derivata den dx dell'arco tangente di 1 su x. La derivata dell'arco tangente è 1 diviso 1 più l'argomento al quadrato, quindi in questo caso 1 su x al quadrato, per la derivata dell'argomento. La derivata di 1 su x è meno 1 su x quadro. Quindi la derivata dovrebbe essere questa. E questo x quadro lo porto al denominatore, questo è meno 1 diviso x quadro più 1. È vero? Fate, no? Quindi cosa posso dire? Che ho sbagliato quel disegno. Non era, la mia ipotesi era sbagliata. Perché cosa fa la derivata? Se x tende a 0, mi confermate che è giusta questa derivata? Lievemente mi sorprende questo risultato, però ci può stare. Se questa è la derivata, quando x tende a 0, la derivata cosa tende? Beh, tende a meno 1, giusto? Ora, vi ricordate quel criterio di derivabilità? Si può usare in questo caso? Cioè, come faccio a sapere ora se la funzione è derivabile in 0? Se x è minore di 0, per simmetria otterrò la stessa cosa col segno opposto, perché c'è un modulo, un valore assoluto di mezzo, oppure per simmetria lo sapete che la funzione simmetrica ha la derivata, funzione pari, la derivata è dispari, quindi f' di meno x sarà meno f' di x, ok? Per simmetria. Io cosa posso dire? Quindi la derivata a destra è meno 1, ma la derivata a sinistra sarà 1, cioè la funzione in effetti non è fatta così, è fatta così. E qui c'è un punto angoloso, ok? E io dico non può essere derivabile in 0. Vi torna? Questa non è una cuspide, è un punto angoloso. Cioè qui c'è un angolo di 90 gradi, io dico. Qui c'è un angolo retto tra le due rami, perché la derivata tende a meno 1, quindi la retta tangente, diciamo così, c'è un passaggio da fare.
se il limite della derivata è meno 1, posso dire che la derivata destra è meno 1 nel punto x con 0? Sì, perché questo, se vi ricordate, è il teorema dell'Hopital o di Lagrange, o il criterio di derivabilità. Se la funzione è continua nel punto e se la derivata ammette limite, il limite, la funzione è derivabile e la derivata è il limite della derivata. Questo si può applicare anche solo a destra o a sinistra, no? L'avevamo anche detto. Per cui se la derivata a destra ammette limite, significa che la derivata a destra esiste. Se volete lo rifacciamo, perché... dico perché, ma diciamo uno potrebbe immediatamente fare la conclusione, ma qual è, come si giunge alla conclusione se non vi ricordate che è un fatto generale? Voi calcolate la derivata a destra, che sarebbe il limite per h che tende a 0 più di f di 0 più h meno f di 0 fratto h. La derivata a destra nel punto 0 è questo limite qui, il limite destro del rapporto incrementale. Allora il limite destro del rapporto incrementale, siccome, quindi questo è il limite per h che tende a 0 più di f, o se volete per x che tende a 0 più di f di x meno f di 0 che è 1 diviso x, ok? Siccome f di x tende a 1, abbiamo detto la funzione continua, quindi tende al suo valore, lasciateci f di 0, non è importante che sia 1, l'importante è che la funzione f, l'abbiamo già verificato che è continua in 0, quindi f di x tende a f di 0, il numeratore tende a 0, il denominatore tende a 0, la funzione derivabile nell'intorno destro, abbiamo anche calcolato chi è la derivata, quindi posso applicare l'Hopital, oppure se non volete usare l'Hopital, ma tutti lo volete usare, quindi usiamo l'Hopital, se no potete usare anche il teorema di Lagrange. Questo rapporto incrementale, la derivata è un punto intermedio, ma la derivata tende a meno 1. Quindi questa è uguale per l'Hopital. Quando usate l'Hopital datemi un... ditemelo che state usando l'Hopital. Se ci mettete una H di solito è abbastanza... si capisce che state usando l'Hopital. Se usate l'Hopital l'uguale lo dovete scrivere dopo. Scrivete il limite per x che tende a 0, il rapporto delle derivate. F' di x diviso 1. Questo rapporto però l'abbiamo fatto, cioè questo limite l'abbiamo fatto, è meno 1. Questo limite esiste, quindi l'Hopital si applica e potete scrivere l'uguaglianza qui, ok? Quindi la derivata a destra è meno 1, significa che se la funzione fosse definita solo sulle x, su x maggiore o uguale di 0, sarebbe derivabile, la derivata sarebbe meno 1, quindi vuol dire che la retta con 1 meno x, la retta 1 meno x, y uguale 1 meno x, è la retta tangente in 1, se io mi dimentico che la funzione è definita anche per x minore di 1. Ok? Va bene? Lo stesso però vale a sinistra, ma vale con i segni opposti. Quindi a sinistra scoprite... A sinistra cosa scoprite? Che la derivata tende, invece che a meno 1, tende a 1, perché qui c'è un segno opposto, quando x è minore di 0, e la derivata a sinistra quindi tende a 1, e la retta, questa retta qui, è y uguale 1 più x. E quindi c'è un punto angoloso. Di nuovo, non so dirvi cos'è un punto angoloso, cioè definirvelo formalmente, ma semplicemente un punto angoloso è un punto in cui derivata a destra e derivata a sinistra esistono, ma sono diverse, quindi le rette tangenti formano un angolo, effettivamente. Okay? Va bene, quindi la funzione non è derivabile, perché se derivata a destra e derivata a sinistra sono diverse, vuol dire che la derivata non esiste. Però potrei scrivere, di nuovo, se io penso alla funzione definita solo a destra, se x è maggiore o uguale di 0, la funzione è derivabile e potrei scrivere, volendo, il polinomio di Taylor di grado 1. F di x è uguale a f di x con 0 più f primo di x con 0 x meno x con 0 più o piccolo di x meno x con 0. X con 0. Okay?
questo lo posso scrivere, cioè in effetti in realtà questa è proprio la derivabilità. Ora dobbiamo chiudere, ma perché vale questa formula? Cioè, se volete, verificate che le ipotesi della formula di Lagrange sono verificate, cioè controllate che le ipotesi sono verificate se voi restringete la funzione all'intervallo delle x non negative. Su questo intervallo questa funzione è derivabile in tutti i punti, è derivabile anche in zero, e si può applicare il teorema della formula di Taylor anche da un solo lato, solo dal lato destro di zero. Okay, come se la funzione non fosse definita a sinistra. Quindi questo ha senso. In realtà noi potremmo, diciamo, questa formula non è un po' uno spreco, perché continuità e derivabilità si potrebbero esprimere con le formule di Taylor di grado 0 e 1. Osservazione: f è continua in x con 0 se e solo se. Cosa vuol dire che f è continua? Che f di x tende a f di x con 0, cioè che f di x è uguale a f di x con 0 più o piccolo di 1. Questo è, se voi prendete la definizione di continuità e la scrivete usando la notazione degli o piccolo, vi viene che f di x tende a f di x con 0, cioè la differenza tende a 0, cioè la differenza è 1 piccolo di 1, è una funzione che tende a 0. E questa, se guardate bene, è la formula di Taylor di ordine 0. Quindi continuità è sostanzialmente equivale alla formula di Taylor di grado 0, derivabilità, scrivete anche qui la definizione di derivata, se e solo se, l'avevamo già detto probabilmente, f di x uguale a f di x con 0, cioè se vale questa formula, più f' di x con 0 diviso 1, x meno x con 0 più o piccolo di x con 0. Ok? E va bene, ci si potrebbe chiedere se vale anche la formula di ordine 2, perché la funzione non è derivabile, ma è derivabile, la derivata a destra sì, c'è, quindi potrebbe esistere anche la derivata destra seconda di x. Vogliamo farlo velocissimissimamente. Se x è positivo, f secondo è la derivata di questa espressione. Dove la scrivo? Se x è maggiore di 0, f secondo di x è la derivata della derivata prima, quindi la derivata di questa espressione è x quadro più 1 denominatore al quadrato, segno meno, per la derivata però cambio segno, derivata di 1 su x è meno 1 su x quadro, quindi cambio segno, quadrato e derivata del denominatore 2x. E quindi questa funzione, la derivata seconda, ce l'ha. Cosa succede? Che il limite per x che tende a 0 più di f secondo di x, questa quantità quando x tende a 0, tende a 0. E quindi in certo senso, la derivata destra seconda, ovvero se io penso che la funzione sia definita solo per le x maggiore o uguale di 0, esiste anche la derivata seconda. Su 0 più infinito la funzione, la derivata prima è continua, quindi la derivata seconda si fa come prima, è il limite del rapporto incrementale in 0, ma il limite del rapporto incrementale della derivata prima, applico l'Hopital e ottengo il limite della derivata seconda e quindi ottengo 0. Quindi qui ci potrei mettere in effetti x meno x con 0 alla seconda se x è maggiore o uguale di 0. Se x è minore di 0, cosa succede? Che cambia il segno della derivata prima e, qui chi era f? Questo f di 0 era 1, f' era meno 1. E se x è negativo, semplicemente qui ci sarà più 1, quindi potrei mettere meno valore assoluto,
potrei scrivere questa cosa qui, volendo. Okay? Questa formula è vera per ogni x, okay? Perché è vera a destra e vera a sinistra, è vera per ogni x, e in un certo senso invece che approssimare con un polinomio, siccome c'è un angolo, approssimo con quella funzione ad angolo, esattamente quella, l'approssimazione addirittura arriva fino al secondo ordine. E va bene, si potrebbe andare avanti, non lo so se è derivabile infinite volte questa funzione oppure no. Va bene, ci fermiamo qui, ci vediamo, se non ci sono domande, ci vediamo venerdì.